a Teramo aperto integralmente ai visitatori dopo la riqualificazione del giardino, del piano terra e del primo piano, il caratteristico Castello della Monica. Per la prima volta il castello si apre alla città. È una giornata di festa che appartiene a tutti, a tutta la comunità teramana, alla comunità istituzionale. Tanti hanno contribuito nel corso di questi anni a tenere alta l'attenzione nei confronti del castello, ma solo in questo momento, grazie al lavoro di questi anni, riusciamo veramente a restituire questa meraviglia alla città, continuando nel percorso di valorizzazione di tutti i presidi culturali di Teramo. L'attrattività turistica passa assolutamente per lo sviluppo di tutte le potenzialità culturali, storiche, architettoniche della nostra città. Ci sono voluti oltre 2 milioni di euro per ridare luce ad un bene così importante per la città. Potrebbero sembrare tanti, ma sono pochissimi. In realtà abbiamo semplicemente rifunzionalizzato e ristrutturato 3 piani dei 5 del Castello della Monica, per cui già 2 milioni e 100 mila euro di ultima assegnazione sono in fase di progettazione per il recupero degli ulteriori 2 piani. Oggi siamo qui con un edificio ristrutturato che restituiamo alla città e che diventerà un bene importante del nostro territorio per un rilancio culturale, non solo culturale ma anche turistico. Credo che sia un fiore all'occhiello per la nostra città ma anche per l'intera regione Abruzzo. Ovviamente è stato un lavoro di inizio che dovrà proseguire fino a quando non avremo ristrutturato ogni singolo mattone dell'edificio. Un'inaugurazione condita dalle polemiche tra i partiti di opposizione e l'amministrazione guidata dal sindaco Gianguido D'Alberto sui meriti politici e amministrativi della riqualificazione del castello. Nessuno si è appropriato di un lavoro fatto da altri, il lavoro qui è stato fatto da tutti, un percorso di valorizzazione che oggi si completa per il castello della Monica, ricordando tutti coloro che comunque nel corso degli anni hanno lavorato, e si chiude soprattutto un periodo buio, quei 15 anni nei quali questo spazio meraviglioso che appartiene alla storia della nostra città era stato lasciato completamente all'abbandono, al degrado, e oggi con la restituzione alla città si rispetta anche la volontà della famiglia della Monica, che era proprio quella di renderlo fruibile per la comunità, per la città, attraverso quel percorso di permuta degli anni 70.